I funamboli. E più facile che arriva una meteorite e scatta tutto quanto e non evitare di spazzito la vostra radio, e ci è da avere. Cari italiani e care italiane, è con viva e vibrante soddisfazione che annunzio vobis gaudium magnum, mi candido. Mi candido presidente perché sono stufo di vedere sempre le stesse facce in Parlamento e di sentir dire sempre le stesse cose. Soprattutto mi sono stufato delle loro promesse frivole e piene di stoltezza. Così ho deciso di scendere in campo e di proporre finalmente un programma serio, lungimirante e visionario. Un programma che farà di nuovo grande l'Italia, che è bene ricordarlo, è stata ben più grande dell'America del marito della mia amica Melania, Donald Trump. Allora, questa è la lettera che Stefano Torre ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni. Allora, Stefano Torre, forse gli amici Radio 24 se lo ricorderanno, si candidò a Piacenza. L'estroso candidato. Sì, non è riuscito a entrare per 70 voti in consiglio comunale, ma ha preso tanti voti con un programma assurdo. Diciamolo francamente, assurdo. Nel programma c'era abolirò la morte. Porterò i campionati mondiali a Bettola, il paese di Versailles, di sci, i campionati mondiali di sci. Non importa se lì ci sono 300 metri di altitudine, oppure renderò navigabile il centro di Piacenza. No. C'era quello di realizzare un vulcano a Piacenza, vulcano. Ma siccome non è stato possibile farlo lì, in questo nuovo programma che ora andiamo a dire, propone di farlo a Milano. A Milano, il Duomo. Allora, Stefano Torre, che intanto salutiamo, ben ritrovato Torre, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, il concetto di Stefano Torre, che uno potrebbe dire, vabbè, è un matto che si è svegliato una mattina, in realtà sottende un'idea che è questa. I politici, la politica che promette e non fa, l'ha un po' stancata Torre, no? E, sì, quindi tanto vale promettere assurdità. Sì, tanto vale promettere sogni più belli di loro, visto che siamo ad un livello di irrealizzabilità comunque identica. Quindi tanto vale dire, promettere, per esempio? Almeno l'utopia, almeno sognare. Ecco, il vulcano a Milano. Poi che cosa promette? Il vulcano a Milano, ma rendere Milano più simile a Napoli, perché Napoli è molto più bella di Milano. Questo è interessante. Ecco, per cui anche trasformare la provincia di Lodi in un lago salato in modo da dotare Milano di una specie di mare. Mi sembra veramente bellissimo. È bellissimo, certo. È straordinario. Ecco. Sì. E poi anche sullo Ius Soli ho visto che ha una proposta. Sì, lo Ius Soli reinterpretato secondo il mio punto di vista deve diventare il concedere a chiunque in ogni parte del mondo di richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, con l'obiettivo di raggiungere i 7 miliardi di italiani entro il 2020 e ridurre così il debito pubblico pro capite a 300 euro. Facendo anche i calcoli. Questo programma non certo, mi spiace comunque. È la soluzione definitiva. È vero, tra i vari programmi poi c'è qualcosa, non so, sull'economia. Questo già sull'economia mi sembra. C'è un punto controverso un pochino, che è l'asfaltare il Canal Grande a Venezia, che un attimo potrebbe trovare. Insomma, i vaporetti hanno aggiunto dei prezzi che non sono più compatibili con le disponibilità economiche della maggior parte delle persone. Stefano Torre, che sorride, quanti voti ha preso a Piacenza? Non è arrivato in consiglio comunale per 70 voti, ma quanti ne ha presi? Quanti cittadini? Ne ho presi più di 1800, con quasi 300 voti che sono stati annullati perché la scheda
delle ultime elezioni induceva con facilità le solita contestazione. Allora Torre, noi le abbiamo chiamato un nostro amico che è l'onorevole Maurizio Bianconi, un combattente della politica, che sicuramente starà già fumando dalle orecchie a sentire una presa in giro della politica così esplicita e così evidente. Caro buongiorno Bianconi, ce l'ha in serbo qualche improperio per me? No, oggi no per lei no, no, per lei me no. Lei verrà offesa solo se provocherà. Non provocherà. Allora io potrei anche se farlo. Se non mi provoca. No, non provocherà. Niente. Allora niente. Di Torre è una, cos'è? È una provocazione quella di Torre? Questo è un tentativo di futurismo che a me non dispiace per niente. Non dispiace per niente perché la sua soluzione per la diminuzione del debito pubblico assomiglia per assurdità a molte di quelle che abbiamo sentito per quelli che prendono il voto. C'è uno che dice che vuole la doppia moneta e chiede il voto. Tutta l'Italia economicamente, tutto il mondo pensa che il prodotto interno lordo sia segno di sviluppo, ci si gira la vita degli uomini e invece il prodotto interno lordo non vuol dire niente. E tutti gli dicono bravo, è giusto che lui li mandi un pochino a fare a quel paese. Lui ha un problema, ha il problema delle firme, perché il sistema si è talmente autotutelato che uno che si vuole presentare deve raccogliere un numero di firme spropositato e con mezzi ridotti, quindi è quasi impossibile che riesca a capire. E questo lo farà. No, però l'idea sì, qua il futurista, bello questo aggettivo. È proprio tipico del futurismo. Rompere gli schemi, poi è soggettivo quello che piace a lui, insomma a me assaltare il canastrante che costa troppo andarci, insomma mi sembra un po' una coglioneria, però, sì, però altre cose insomma va bene, anche in Buccana a Milano non è che sia speciale, ma quella del debito pubblico però il lago diviso invece, per 7 miliardi, il lago salato all'odio un po' le piace il mare a Milano è geniale. Perché segui gli schemi loro, capito? Loro hanno sempre il pro capite e glielo dà lui il pro capite. Certo. Il pro capite è una scemenza dei finanzieri speculatori e lui li cava la seta col prosciutto. Lo volete pro capite? Allora, 7 miliardi di cittadini italiani non abbiamo debito pubblico, è perfetto. Torre ha anche una proposta indipendentista, che c'è staccare Rimini dall'Italia e fare il golfo di Cesena. Così piatto non è bello, se fa il golfo così diventa più, anche qualche sasso ci potrebbe buttare. Poi dice che così potrebbe anche arrivare con gli incrociatori lanciamissili davanti a San Marino e dichiarare guerra a San Marino. Questa Torre, scusi, ecco Torre. La dichiarazione di guerra a San Marino è un sogno di molti deputati. Vede Torre che alla fine le rubano il programma. C'è una convergenza. Ma perché vuol dichiarare? No, scusi, perché vuol dichiarare? Di orgogliosi sensi proprio. Perché vuol dichiarare guerra a San Marino, scusi Torre? Beh, insomma, io mi sono sempre chiesto come sia possibile che dei romagnoli possano giocare a fare gli stranieri. Non mi è mai andato giù assolutamente. Quindi conquistiamo San Marino. Ecco, e poi mi fanno concorrenza sleale, io mi occupo di web marketing, là ci sono centinaia di aziende come la mia, io mi domando come sia possibile. Allora facciamo così, andiamo un attimo al traffico, perché il programma di Torre, giustamente da Latina ci scrive un ascoltatore, non è matto, ha capito proprio tutto. Carlo dice ha capito tutto, Carlo da Latina, no, non ma è mio matto. Caro, sono anche in diversi che ci scrivono io voterò Torre, eccola, un attimo, adesso bisogna organizzare come raccogliere queste firme, adesso subito ci muoviamo, perché oltretutto ti interessa a te, anzi interessava al nostro Manera più che altro, propone di introdurre l'istituto del matrimonio a tempo determinato. Questo lo vediamo, per snellire lo vediamo con i divorzi, no? 3 anni e poi si rinnova tacitamente, altrimenti no. Lo vediamo tra un attimo. Il tema è la credibilità della politica. I funamboli. Allora, Stefano Torre, ma davvero vuole il matrimonio come a tempo indeterminato ogni 3 anni? Determinato. Sì. 3 anni e poi... Basta il posto fisso nei matrimoni. Tre anni e poi scade, tacitamente si rinnova se non capita nulla, ma diversamente non si è più obbligati
a fare pratiche costose. Tutta la trafila. Allora, credo che Maurizio Bianconi, che abbia avuto, credo che ha avuto tipo 7-8 mogli come un musulmano, sarà d'accordissimo. Sarà contento Bianconi. Facciamoci da San Marino. La guerra a San Marino non è una cosa che è indesiderata al palazzo, molto desiderata. Ecco, vedi. Perché se si dichiara guerra, lo stato di guerra, la camera non può, le camere non possono essere sciolte, vengono differite. Quindi se si dichiara di guerra o si riesce a farsi dichiarare guerra a San Marino, si rimane per i deputati rimangono in carica. Quindi sono molti che stanno lavorando. Molti sarebbero entusiasti. Sì. Poi il matrimonio a termine mi sembra che sia dovuto, perché io sì, avevo avuto un po' di storie così, ma una sempre dietro l'altra, no? Insieme. La differenza fra me e i musulmani Che io facevo prima una, poi un'altra, però loro invece tutte insieme non mi pare questo che però sia. Però stai a vedere che il programma di tuo eroe... perché le insultava troppo? Termine, il matrimonio a termine mi sembra molto giusto, perché... essendo una forma di società naturale il matrimonio, ed essendo velocizzata molto la società oggi, ed essendo la vita sessuale va dai 14 ai 90 anni, certo. Una è poco, insomma. Però Gianni Bianconi non ha colto la battuta di Veronica, che ha detto che divorziava perché la insultava troppo, come fa chiedevo con Veronica. Chiedevo se le mogli, no? Le insultava troppo e allora ha divorziato con tutte. No, io ho grande rispetto per le mie mogli, sono anche loro hanno rispetto per me, ma io sono essenzialmente uno che ha il conato di famiglia, la desidera, ma appunto non sta bene solo. Va bene. Dobbiamo salutarvi, stai a vedere che il programma di Stefano Torre, torneremo sul programma di Stefano Torre, ma vogliamo secondo chiudere. Secondo me diventa premier, io te la dico. No, non credo, però chi lo sa. Chiudiamo però questo programma, senti questa canzone, con un nostro ascoltatore all'estero che è Edoardo. Edoardo, buongiorno. Buongiorno. Tu buongiorno. Ci segui da dove? Precisamente da Helsinki in Finlandia. Lo voteresti uno col programma che hai sentito? Matrimonio Torre è un genio, potrebbe portare il Vesuvio a Helsinki, un attimo. Se si porta qualcosa che scaldi un po' il clima, no? Come mai sei a Helsinki tu nella vita? E mia moglie è finlandese, quindi abbiamo detto.